sono carinissimi. Oh mio Dio, sono due gemellini. Ah, nessuno sa che io sono Miles Morales. Difatti, dentro casa mia ho una stanza segreta con all'interno tutte quante le tute di Spider-Man. Come vedete, c'ho quello che mi serve proprio a portata di mano sotto casa mia. Adesso facciamo risalire questa cosa, perché c'è un altro modo per risalire dopo, che poi vi faccio vedere. Intanto vediamo un attimo se ci stanno, insomma, novità all'interno della città, se c'è qualche pericolo in agguato. Aspetta un attimo, ma io non ho mai avuto questa tuta. Ma che cosa? Chi sei tu? Oh mio Dio, lasciami stare. Chi sei tu piuttosto? Io? Non ti riguarda chi sono io, ok? Assolutamente. Allora, guarda che ti arriva un pugno. Guarda che okay. So esattamente chi sei. Ok. Ho solo bisogno di una piccola conferma. Ok, ok, sì. Sì, ormai mi hai scoperto. Sono praticamente nella mia tana. Come hai fatto a trovarla? Io mi chiamo Miles Morales, ok? In realtà. Quindi sei davvero tu? Sei quello Spider-Man? Sì, sono io. Ah, fammi. Oh, cacchio. Lo sapevo che non potevo essere l'unica Spider-Man in città. Sì, sì. In realtà io pensavo che fossi l'unico. Non ti ho mai visto in giro, cavolo. Come hai fatto a trovare la mia zona, Gesù santo? Ho felicissimo di comunicarvi che sarò presente a Lucca Comics and Games il 5 novembre alle ore 15 nello stand di Sonic. Mi raccomando, se vedete un tizio con la felpa blu e i capelli neri come i miei, sono probabilmente io. Ci si becca lì. Beh, diciamo che ho i miei metodi. Ah, ok, chiaro. Quindi sei venuta qua in pace, giusto? Immagino, perché dobbiamo collaborare. Siamo due Spider-Man, sì, immagino. In realtà che dobbiamo... era proprio quello che volevo chiederti. Volevo sapere se ti andassi di collaborare con me. Dopotutto, sì. Insomma, questa città ha bisogno di quanta più protezione possibile, no? Certo, assolutamente. Io e te sicuramente riusciremo a fare quello che serve. E queste tute sono tutte quante tue? Sì, le ho costruite io, le ho generate io, perché sono anche uno scienziato. Io sì, creo praticamente ogni giorno dei gadget particolari, ecco. Sì, proprio così. Capisco. Beh, sì. Non pensavo che avessi un posto del genere, onestamente. Pensavo, beh, ho visto prima la casa e credevo che quello fosse tutto. Invece poi ho trovato questo posto. Ah, capito. Sì, beh, ci ho messo un po', devo dire. E questa cosa invece cosa sarebbe? Ah, quella lì è in realtà un mio progetto ancora in sperimentazione. Ti consiglio di non toccarla. Praticamente è una tuta per planare. Per planare? Voglio provarla? No, aspetta un attimo, è ancora in fase di validazione. Non lo so bene ancora se effettivamente ti può funzionare, ok? Ma sì, ma non sarà così pericoloso, no? E poi meglio che lo provi uno Spider-Man. Va bene, ok, però per planare dov'è che plani qua dentro? Ho creato una rampa di lancio, praticamente devi metterti qua. Sì. Esatto, e poi, aspetta, e poi devi premere il tasto destro sotto il blocco che sta da te. Così? Oh, oh cavolo, no, devo raggiungerla. Ecco, mi sono messo le litra. Andiamo. Oh, cavolo, è già lì. Aspettami. Oh no, mi devo mettere la tuta. Ecco fatto, ok. Ora ho la tuta. Oh, sciaboletta, aspetta, dove stai andando? Dove è andata? Oh no, la mia creazione. Dove? Aspetta, sensi di ragno. Verso la banca. Oh, ok. Oh, eccoci. Oh, porca miseria, che cavolo fai, Gesù santo? No, siamo troppo lontani, potrebbero vederci con le nuove tute volanti, ok? Andiamocene a casa. Tranquillo. Cosa? Nel senso... Cosa sta accadendo lì in fondo? Oh. Eh? Allora, dove sono i soldi? Diccelo! Soldi, forza! Che cacchio stai dicendo? Oh mio Dio! Prego, mi liberi! Sì, soldi, dove sono? Lo vedi questo fucile? Lo sai dove te lo metto, se me lo dici? No, cavolo, ci stanno dei criminali. Oh mio Dio, guarda, lì sono lì in fondo. Dobbiamo assolutamente salvare la segretaria. Sei pronta? È stata una fortuna che siamo arrivati qui. Sì, infatti, lo stavo dicendo pure io. Ok, pronta? Ho i soldi, con la vita. Ehi, voi! Che cosa state provando a fare, eh? Oh, cavolo! Oh no, oh no! Sono lontano, fuori! Col cacchio che sto lontano! Ecco, per buona misura. Ecco, hai ragione. È giusto fare così. Ecco fatto. A proposito, aspetta, appendiamoli questi brutti ceffi. Ecco fatto, ok. Ecco fatto. Perfetto. Uno e due. Hai fatto benissimo. Ottimo lavoro, Spider-Man. Sì, assolutamente. Oh cavolo, togliamo queste armi da questo posto. Oh, signora segretaria, va tutto bene?
E adesso che siete arrivati, sì, potreste anche liberarmi, magari. Certamente. Ecco fatto. Grazie a lei. Mille, non potrò mai ringraziare che abbastanza. Adesso deve solo aspettare che arrivi la polizia, così si porteranno via questi signori. Liberati! Col cacchio che ti liberiamo. Avreste dovuto stupido. Pensarci prima, direi. Esatto, non capite che questa sarà, diventerà la città più sicura proprio per noi? Quindi state attenti, eh? E non dateci lavoro già. Da fare. Ok. Con le spade meno in giro, appena non c'è mi nessuno. Libera, ve la faccio vedere. Andiamo, Spider-Gwen. Oppala. Oh, wow. Ma mi hai preso a me. Sciabolette. Ok, beh, bene. Grazie per avermi aiutato ad uscire, allora. Di nulla. Anzi, a proposito, cavolo, abbiamo praticamente completato la nostra prima missione. Ti rendi conto? È stato bello lavorare con te, sì, devo dire. Vero. Non pensavo mi sarei trovata così bene. Hai ragione, hai ragione. Oh, cavolo, sto sudando. E del tempo libero adesso? Sì, beh, fin quando non ci sono altre missioni da fare, credo di sì, perché? Beh, diciamo che conosco un posticino, se ti va di venire con me. Ah, ok, va bene. Dove stiamo andando precisamente? Beh, è una sorpresa. Una è un sorpresa? Un posto dove vado a rilassarmi quando ho finito di lavorare. Ah, ok. Sopra le colline ti vai a rilassare. Cosa sei? Un Oltre tibetano? Le colline. Che divertente, molto divertente. Vuoi su una Spider-Man? Oh mio Dio, quel posto non l'ho mai visto. Che posto è questo? Sciabolette. Beh, sono delle terme naturali. Terme naturali. Oddio, che figata. Che bello, orca miseria. Tutti i muscoli stanno rilassando in questo esatto momento. Sciabolette, ci volevo proprio un bel bagno rilassante, vero ragazzi? Sapevo che ti sarebbe piaciuta. Sì, è vero. Tu non entri? Sì, io non vorrei bagnarmi il costume, onestamente. Aspetta, forse riesco a fare una cosa. Ok, che cosa stai per fare? Aspetta lì e non sbirciare. Ok, va bene. Assolutamente non sbirciare. Sì, non sto sbirciando, non sto sbirciando. Oh, okay. Sciabolette. Oh, cavolo, che bello, che bello. Sei lì? Sì, ci sono. Oh mio Dio! Oh, sciabolette! No, nel senso, bel costume, cioè costume da supereroe, immagino. Sì. Sto bene, quindi? Sì, assolutamente sì. Porca miseria, stai bene. Sì, stai molto, molto bene. Ok, ok. Ah, quindi stai per entrare? Aspetta, ti faccio spazio. Grazie. Okay. Oh. Mi fai spazio qui in braccio? Oddio. Ok, ok, questa cosa non me l'era aspettata. Non so parlare, sto balbettando. Ok, sto balbettando. Oh, non fa niente. Purtroppo rende doppiamente più carina, a dire il vero. Oh, grazie, grazie. Oddio, perché ti avvicini così? Ok, ok, va bene. Questa cosa è stranissima. Soprattutto fare il bacio attraverso la maschera non è la stessa cosa. È un po' strano, effettivamente. Sì, però è sì. Molto strano. Non posso vedere però chi sei. Io ti ho fatto vedere chi sono. Sì, beh, diciamo che non hai avuto scelta. Non mi sento ancora molto pronta per quello. Va bene, ok. Hai ragione. Bene. È molto rilassante, vero? Davvero molto rilassante. Però, sì, insomma, sai, il crimine non dorme mai. Hai ragione. D'accordo. Sai, a questo punto penso che... Sai cosa sarebbe bello? Che cosa? Fare una famiglia di Spider-Man. Una famiglia di Spider-Man? Che cosa ne pensi? Dopotutto siamo i soli unici Spider-Man in città in questo momento. Io pensavo che ne dovremmo approfittare. Tu non pensi? Hai ragione. Dobbiamo far vivere la nostra razza in qualche modo. Dobbiamo portarla in altre generazioni. Quindi sì, credo che abbia assolutamente senso. Anche perché mi piaci molto tanto tu. Anche tu mi piaci molto tanto. E okay. Forse non potremmo cominciare cercando una casa? Hai ragione. Vediamo, andiamo a parlare col sindaco. Vediamo cosa ci dice. Sì. Sì, esattamente, però ci sta dando proprio questo lotto al centro della città, è sicuro, sindaco? Magari volevate costruire altro qua. Ah. Quella non è la banca, signor sindaco, quello è... No, non è l'aeroporto, quello è il centro commerciale, signor sindaco. Ma lei non sa neanche la sua città, signor sindaco. Ah, ho capito, ma non ci stava tipo da prima. Vabbè, comunque, sì. Sì, comunque la banca è lì in fondo, sì, esatto.
Ah, chiaro, 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 è molto più complicata. La città, tra l'altro. E poi? Ah. Oh, meno male, meno male. È stato bravissimo. Bravissimo. Vabbè, comunque, non si preoccupi, signor sindaco. Noi riusciremo a proteggere tutta questa zona proprio perché vivremo, tra l'altro, qua in mezzo. Quindi ci verrà molto più semplice. Esatto. Va bene, grazie signor sindaco. Iniziamo adesso i lavori. Iniziamo a chiamare tutti quanti adesso. Arrivederci. Comunque, signora Spider-Man, adesso possiamo finalmente costruire casa nostra. Andiamo. Perfetto, hai visto? Adesso abbiamo finalmente costruito casa nostra. È bellissima. Non credi? Ah, tra l'altro è la stessa, quasi tipo mia, la stessa però con colori diversi. Poi vedi, qua c'è il blu e il rosso di Spider-Man. È spettacolare questa casa. Però dovremmo un attimo mettere delle finestre, perché poi se poi mi vedono tipo, capito, senza la tuta, poi capiscono chi sono. Quindi esatto, meglio stare attenti. A proposito, dato che adesso abbiamo una casa insieme e tutto il resto, non credi che sia giunto il momento, non lo so, di far vedere chi sei veramente tu dentro questa tuta? Ok, va bene, ti aspetterò qua. Sì, sì, sì. Non sbircio, non sbircio. Oh, cacchio. Ecco fatto. Ok, hai fatto? Oh, oh mio Dio. Oh mio Dio, sei ancora più carina di quanto avessi pensato prima. Oh, sciabolette, sei bionda come me. Poi tra l'altro è bellissima questa cosa. Oh sì, Mademoiselle. E adesso noi proteggeremo il crimine insieme e nessuno saprà le nostre vere identità. Dico bene, Gwen? Ah, beh, ho capito come ti chiami perché l'ho letto. Vabbè. Ok, bene. Adesso cosa ti va di fare? Ecco fatto. Sì? Che cosa? Bambi. Cosa? Tu vuoi fare dei bambini con me? Oh mio Dio. Oh mio Dio, non ci voglio credere. Sei sicura? Non credi che tipo sia troppo presto? Non dovremmo magari... No? Ok. Oh mio Dio. Ok. Beh, effettivamente ha ragione. Noi ragazzi dobbiamo continuare così. Dobbiamo praticamente procreare per poi avere una generazione di piccoli bimbi ragno che possono così facendo rendere sicuro anche la città nei secoli e nei secoli. Quindi, ok, va bene, arrivo. Oh mio Dio, stiamo aspettando troppo tempo, cavolo. Spero vivamente che sia andato con successo tutto quanto l'operazione. Sì, signore. Oh, amore mio! Oh mio Dio, sono due gemellini! Oh, sciabolette, sono la persona più felice del mondo! L'uomo ragno... volevo dire la persona, l'umano più felice del mondo! Oh mio Dio! Sono felicissimo! È vero! È vero! Oh mio Dio! Grazie mille, dottor Ibu. Ci potete un attimo lasciare da soli? Grazie. Ottimo, perfetto, è tutto a posto, cara. Ero certo che tu, grazie alla tua forza, riuscivi a superare tutto questo. E adesso vivremo come una famiglia Spider-Man. Sono troppo felice. Ah, di zampettosità. Oddio, sì, mi sta attaccando, non riesco a staccarmi dalla bambina. A posto. Sì, mi sa che hanno i nostri poteri questi due. Molto bene.
Adesso andiamo a casa e li sistemiamo per benino. Che ne dici? Andiamo, forza. Ah, che bello. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh, eccoli qua, stanno dormendo. Facciamo silenzio. Oh, sciabolette. Che carini. Guardali che cuccioli che sono. Oh mio Dio, cara. Credo che abbiamo fatto proprio centro. Porca miseria, guarda che carini che sono. Ok, bene. È vero, è vero. Oh mio Dio, ma non dovrebbero mangiare, tipo? Ah, ok, va bene, va bene. Ah, ok. Ah, sai già cosa fargli mangiare? Magari... Ecco, ho fatto. Ah, il latte, il latte. La bottiglia. Ah, aspetta, ma non usi il seno, il latte del seno, come tipo fanno anche le altre mamme? Ah, oh, ok. Bene, sì, non lo sapevo questa cosa. Andiamo. Sì, effettivamente hai ragione. Ah, piccolini, è arrivata l'ora della... Dove sono finiti? Dove sono finiti? Perché c'è la porta aperta? Oh mio Dio. Oh mio Dio, aspetta. Ragazzi. Ma aspetta, ma stanno sopra il tetto. Oddio. No, 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 no. Bravo, cattivi bambini, cattivi bambini. Come fanno già a gattonare? Sono appena usciti, Gesù Santo. Come fanno a gattonare? Dentro casa, piccolino. Piccolino, dentro casa. Dentro casa, dentro casa. Dentro casa. Ok, vai. Uno. Ecco, fatto. Ok, bene. E una, due. Ok, aspetta, cacchio, cacchio, cacchio. Come hanno fatto già a imparare a gattonare? Che se non sono neanche tipo uscito qualche oretta, Gesù. Cosa? Riescono già ad arrampicarsi? Assolutamente no. Ok, no, 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 non uscite, non uscite da qua, non uscite da qua. Oh mio Dio. Ora pensarci bene, noi dovremmo sempre, non potremmo più andare a combattere il crimine insieme, a fare le missioni insieme, perché uno di noi deve stare sempre necessariamente qua. Esatto. Tranne non lo so se tipo creiamo una cassaforte e li rinchiudiamo lì dentro. Dici che così funziona? Ok, però queste ragnatele dopo un po' scompaiono. Aspetta, adesso uso altre ragnatele che possono rimanere di più, eh? Sì, no, tranquilli, tranquilli. Adesso vi liberiamo. Adesso scompaiono le ragnatele. Guardate, tre. Ecco fatto. Ok, queste qua non scompaiono invece. Ok, perfetto, ottimo. Meno male. Sì, siamo degli ottimi genitori. Dai ragazzi, tranquilli, il tempo che magari... Ah cacchio, il tempo che diventate più grandi... No, cara, dobbiamo costruire assolutamente, dobbiamo mettere assolutamente delle porte in ferro lì in quella porta. Cioè, altrimenti questi qua scappano. Esatto, e poi si mettono a arrampicare ovunque. Madonna, io mi immagino quella stanza piena zeppa di ragnatele, sarà un delirio. Hai ragione, cavolo, non ci ho pensato effettivamente a tutte queste piccolezze che sicuramente accadranno. Però mai dire mai. Tanto sono certo che la nostra famiglia sarà la famiglia di Spider-Man più forte del reame. E credo che adesso sia giunto il momento di diventare Spider-Man. Che ne dici? Cosa? No, due vanno bene. Andiamo! Oh cavolo, questa qua ha l'esigenza di fare più figli, perché i ragni fanno un botto di figli ogni volta. Però no, è meglio evitare. Ecco fatto, ecco. Eccomi qua, Spider-Man! Tu sei pure Spider-Man. Ok, pronta? E adesso noi siamo Spider-Man, che riusciranno a sistemare la città e renderla quella più sicura. Andiamo! Andiamo! Che figata! Vai, vieni con me! Oh cavolo, ho usato il potere sbagliato. Oppla. Sono qua. Andiamo. Mi raccomando ragazzi, per altre nostre avventure cliccate questi video qua. E se questo video vi è piaciuto così tanto, iscrivetevi per ovviamente non perdere appunto altri nostri video. Ciao ciao.